Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video e questa volta ho ripreso una vecchia categoria che avevo abbandonato da un po', ovvero la battaglia dei brand. Spiego un po' per le nuove che cosa vado a fare in questa categoria di video. Praticamente scelgo due prodotti di due marche differenti che possono essere entrambe low cost o una high cost e una low cost, insomma, due marche che mi piacciono abbastanza e vi vado a illustrare le differenze tra l'uno e l'altro. In questo caso ho scelto un primer occhi della Puro Bio e il primer occhi per eccellenza. Oramai lo conoscono tutti, è questo della Too Faced. Vi vado a paragonare questi due primer, uno su un occhio e l'altro sull'altro, ovviamente, e al di sopra di questi due primer andrò a mettere lo stesso ombretto in modo tale da farvi capire, insomma, quale dei due riuscite a preferire, per poi magari andare a fare l'acquisto del prodotto in sé. Parto applicando questo qui della Puro Bio. Questo è diciamo il primer e la sua consistenza con la sua colorazione aranciata. Effettivamente per un occhio solo è un po' troppa, però oramai l'ho presa e la vado ad applicare. Spero di non fare macelli perché guardo direttamente in videocamera, in modo tale da farvi vedere, insomma. Come potete vedere, spero che si veda dal video, risulta leggermente lucido per il momento. Ma comunque, mentre aspetto che questo della Puro Bio, setti, vado ad applicare lo Shadow Insurance di Too Faced. Anche qui mi è capitato a una quantità e mezza, ma va bene. Questa è, diciamo, il colore e la consistenza, come potete vedere è più color carne rispetto a quello Puro Bio che invece è più aranciato. Vado a fissare un attimino i capelli, altrimenti li sporco subito. Applico il grosso sopra come per quello Puro Bio, poi passo alla parte inferiore e stendo. Volendo potete anche picchiettare, ma essendo che mi è capitato un po' troppo, vado a tirare un pochino. Allora, questo è il risultato. Come potete vedere, quello Puro Bio è ancora leggermente umidiccio, diciamo così, vi zoom un po' per farvi vedere. Puro Bio e Shadow Insurance. Quindi a questo punto vado a prendere un ombretto qualsiasi, uno che mi trovo sotto, quindi dalla palettina di Nabla prendo questo che è Juno Moon e lo applico a palpebra per farmi molti problemi diciamo, sulla stesura. Parto da quest'occhio sul quale ho steso il primer di Puro Bio. Ok, vado a fare lo stesso per l'altro occhio. Ok, e questo è il risultato. Vado a correggere un po' il make-up in generale perché effettivamente vedermi così in videocamera non mi piace. Ok, questo è il risultato. Allora, che dirvi dei due primer? Allora, come avete potuto vedere dall'inquadratura, la differenza di tonalità non si vede, diciamo, dall'uno all'altro. L'unica cosa che questo di Puro Bio è molto molto buono e molto valido a un prezzo medio-basso, almeno personalmente parlando, e è bio, quindi diciamo che per chi diciamo, fa attenzione a queste cose, questo è bio. E l'unico problema che ho notato io è il fatto che prima di andare a truccare, che sia me stessa o comunque che sia un'altra persona, ho dovuto aspettare quell'attimino, quei due attimini in più rispetto già a questo di Too Faced. Questo qui è più aranciato e su una persona che ha veramente pochissime occhiaie riuscite a correggerle senza l'uso di correttori veri e propri, mentre con questo no, perché come avete visto questo ha una base più grigia all'interno e
Il quantitativo di questo di Puro Bio è 7 ml ed è la full size. Questo qui in full size non mi ricordo quanti ml ha, ma in mini size ne ha 5. A livello di tenuta sono entrambi veramente buoni, però trovo un attimino migliore questo qui di Too Faced, o perlomeno sulla mia palpebra, che è una palpebra particolarmente difficile. Questo dura molto di più, anzi a volte non mi fa mai andare l'ombretto nelle pieghette, mentre questo qui dipende dai giorni, dipende dalle temperature, dipende anche insomma da come magari l'avete applicato un po' più velocemente senza fare molta attenzione, mi dà qualche problemino su di me. Su altre persone non ho riscontrato questa cosa, quindi bisogna fare un po' un attimino attenzione alla propria palpebra e capire effettivamente quale dei due è migliore. Io ve li promuovo entrambi, non do un voto perché diciamo preferisco non darlo, nel senso in questa tipologia di video preferisco dire soltanto promosso o bocciato, in questo caso sono entrambi promossi. Ovviamente ripeto, fate un attimino attenzione alla vostra palpebra, se effettivamente è una palpebra che supporta e sopporta tutte le tipologie di prodotti in crema, non in crema, insomma, o se comunque vi ha dato qualche problemino di magari ombretti nelle pieghe. E niente, quindi i prodotti di oggi sono entrambi promossi. Questo di Puro Bio mi piace veramente tanto, però ripeto, per la mia palpebra non è propriamente perfetto. Se riesco, magari qualche volta su Instagram vi posterò qualche foto in modo tale da farvi capire bene di cosa sto parlando. E niente, quindi prodotti promossi. Spero che questa tipologia vi piaccia. Fatemelo sapere con un commentino al di sotto del video, così diciamo che cerco di riprendere il ritmo nel farla. E niente ragazze, questo è tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile o quantomeno vi abbia tenuto compagnia. Per qualsiasi cosa sapete dove andare a commentare giù, oppure sui vari social potete farmi delle domande più precise, più dettagliate. Trovate tutto giù nell'info box, se vi va potete seguirmi anche lì e potete iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. E io niente, vi saluto e ci vediamo nel prossimo. Ciao!